Un saluto da Gerardo Paterna per Rai TV, anche oggi intervista importante con un ospite molto importante del panorama immobiliare nazionale. Parleremo ancora una volta di investimenti immobiliari all'estero e lo faremo con Luca Traverso, CEO di Reisol, società italiana che si occupa però di investimenti immobiliari sia in Italia sia all'estero. Ciao Luca e grazie Ciao, per Gerardo. Essere qui. Ciao Gerardo, un saluto. A tutti. A tutti. Benissimo. Allora, con Luca oggi faremo un po' il punto, quindi sulla convenienza relativa agli investimenti immobiliari, quindi se conviene continuare ad investire all'estero oppure se, data la ripresa imminente che tutti auspichiamo, se può essere conveniente investire anche qui in Italia. Quindi a lui chiediamo subito intanto di farci un po' un focus sul mercato internazionale, quindi cosa sta succedendo negli Stati Uniti d'America, in Centro Sud America, in Inghilterra e nella nostra vicina Spagna. Certo, allora, diciamo che il mercato immobiliare estero è ormai dal 2007 in crescita. Negli ultimi due anni si è un po' stabilizzato, nel senso che abbiamo un incremento su base annua dell'8%. Però diciamo che si è ritagliato una fetta importante, perché di fatto rappresenta il 10% degli acquisti degli italiani. Quindi il 10% degli italiani che comprano all'estero. Acquistano all'estero. Pertanto è comunque un mercato che sta andando molto bene. Stanno cambiando un po' le situazioni, nel senso, se prima era molto più semplice scegliere le località laddove investire, perché nel 2007 si è un po' spenta la luce, no? Nel senso che siamo andati tutti di mercati in crisi e quindi gli investitori hanno seguito, diciamo, le crescite dei vari mercati e diventava relativamente semplice. Ahimè, oggi dobbiamo fare i conti con delle situazioni che sono un po' delicate, perché per esempio il fattore ISIS oggi crea delle notevoli problematiche. Abbiamo visto mercati crollare nell'arco di brevissimo, quindi tutta la zona del Nord Africa, del Mar Rosso e non solo, hanno subito delle notevoli perdite. La situazione ad oggi, sicuramente a livello di gradimento, abbiamo la Spagna, che è quello che forse ha giovato maggiormente da queste crisi del Mediterraneo, in particolare le zone turistiche. Abbiamo visto la grandissima crescita, per esempio, delle Canarie. Idem per quanto riguarda le Baleari e non solo. Ora si sta sviluppando anche tanto in Spagna le altre zone turistiche della costa, quelle che comunque hanno avuto diciamo uno sviluppo immobiliare negli anni d'oro, nei metà anni 2000. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, in particolare New York, diciamo sono quei mercati che ormai ci hanno abituato a non conoscere crisi, quindi è comunque sempre una garanzia. E l'Inghilterra oggi come oggi rimane il grosso punto interrogativo. Ecco, infatti io non sono un esperto di Brexit rispetto a tanti che in queste settimane stanno parlando di questa scelta politica. Da un punto di vista immobiliare, quindi tu che di fatto col Regno Unito lavori, cosa sai dirci, cosa puoi dirci? In effetti ne stanno parlando in tanti, non è semplice secondo me riuscire a trarre delle conclusioni, perché è comunque un evento al quale non ha precedenti. Tuttavia, se ti devo dare il mio punto di vista, noi solitamente, anche quando scegliamo, comunque ci propongono le nuove opportunità in nuovi paesi, cerchiamo sempre di vedere i flussi dei grandi investitori, no? I grossi capitali, come sì, si muovono rispetto a quei mercati. Per quanto riguarda l'Inghilterra, allora, tanto per iniziare, comunque anche prima della Brexit, durante il primo semestre, l'Inghilterra ha perso il 20% delle compravendite di transazioni rispetto all'anno precedente. Scusami, numero di transazioni inferiore, non parliamo di valore. Inferiore, di valore, okay, sì, transazioni. Okay, transazioni. Inoltre, e anche i capitali e gli investimenti stranieri si erano quasi dimezzati, cioè parliamo di 13 miliardi e 300 per quanto riguarda il primo semestre del 2015
per i 7 miliardi invece del semestre del 2000, del primo semestre del 2016, pertanto comunque c'era già una flessione. Ma scusami, secondo te è collegata al, diciamo, al tema Brexit o comunque era un andamento fisiologico? Secondo me è andamento fisiologico, perché comunque da tanti anni ormai è un mercato in crescita. Certo. Si parlava già negli anni scorsi di una possibile bolla, secondo me eravamo all'inizio. Chiaro, il discorso Brexit adesso sta veramente aumentando, diciamo, questo iter. E, tornando al discorso appunto dei grandi flussi di investitori, quello che posso dirti è che nelle varie grosse trattative che erano in piedi per quanto riguarda Londra, in uno dei comparti che va per la maggiore, cioè che è quello degli uffici, sono saltate quasi tutte. Beh, cioè, tu dici, se l'investitore grande va via, porta via segnale. Anche chiaramente le aziende dismettono le sedi, gli uffici. Esattamente. E quindi certo. Esattamente. Questo è sicuramente un segnale al quale secondo me bisogna comunque far caso, tenerlo conto. Però diciamo che non sarà semplice, dobbiamo vedere adesso negli sviluppi dei prossimi anni, assolutamente. Chi gioverà? Vedremo, ormai sono tutti così in coda, no? Tra virgolette, per cercare di prendere parte di questi flussi che erano tantissimi, perché comunque Londra, ma non solo Londra, perché quando parliamo di questo paese spesso e volentieri generalizziamo in Londra, ma teniamo presente che invece negli ultimi 2-3 anni sono nate ottime soluzioni di investimento anche per tagli minori e in città minori. Certo. Faccio un esempio: dai 65 ai 90 mila sterline comunque si potevano trovare degli ottimi investimenti su Manchester, Liverpool, tutte queste zone. Quindi diciamo che il flusso di denaro verso l'Inghilterra è un flusso importante che, insomma, bisogna stare attenti a dove andrà, perché gioverà parecchio ad altri paesi. Chiarissimo, quindi diciamo che abbiamo cosa comanda oggi, a parte i macro trend che ci stai indicando, la stabilità. Certo. Direi la sicurezza e la stabilità politica, quindi probabilmente paesi come la Spagna, che so che stai seguendo da vicino, certo, dove diciamo che hai registrato delle dinamiche di crescita, no? In particolare in Spagna. Quindi la domanda che vorrei farti è questa: ci sono secondo te dei segnali che possiamo tradurre come ripresa anche per il nostro paese, ovvero quello che sta accadendo oggi in paesi vicini a noi sul piano immobiliare può contenere degli elementi che ci lasciano prevedere ciò che potenzialmente potrebbe accadere anche qui in Italia? Direi di sì. Diciamo che l'Italia ormai è veramente il fanalino di coda, no? Perché abbiamo visto come ormai nell'eurozona ci sia stato comunque un incremento del 3% sui valori di mercato, tranne due paesi, cioè Italia e Cipro. Quindi insomma diciamo che ormai ci siamo. Però per rispondere bene alla tua domanda, hai fatto bene a prendere come esempio la Spagna, perché sono due paesi, diciamo, molto simili anche culturalmente, cioè entrambi amanti della prima casa, quindi è un buon esempio. Io penso che l'Italia sia molto vicina alla ripresa e tuttavia sia comunque 2 anni indietro rispetto alla Spagna. Non ci facciamo mancare niente. Quello che ho notato in Spagna è che tutto è nato, diciamo, già dal 2013, da primi investimenti stranieri, cioè quando i capitali stranieri hanno iniziato a credere nella crescita e sono stati i primi. Io ricordo nel 2013 in Spagna ci furono i 5 miliardi di investimenti stranieri. In Italia nel 2015 abbiamo avuto 8 miliardi di investimenti stranieri. Ed è per la prima volta si sono pareggiati capitale in uscita con capitale in entrata. Come è andata a finire Spagna? Che questi capitali stranieri sono stati quelli che poi hanno dato via un po' alla ripresa locale, perché si sono concentrati prevalentemente su o grossi pacchetti a sofferenza, quindi dando respiro alle banche, o tipologie commerciali, quindi uffici, retail e anche alberghiero.
nell'arco di 2 anni, quindi dal 2013 al 2015, da 5 miliardi di investimenti stranieri siamo passati a 24. Quindi cosa è successo? Che si sono chiaramente aggregati anche i piccoli investitori, vedi il discorso appunto della crescita delle Canarie, eccetera, eccetera. E qual è stato il risultato? Che oggi, quindi nel 2016, hanno un mercato che funziona, un mercato dove il comparto della seconda casa ormai vede il segno positivo da circa 30 mesi e lo stock di invenduto per quanto riguarda le nuove costruzioni è tornato al periodo pre-crisi. Addirittura. Cioè, nel 2006 avevamo 90.000 immobili sul mercato invenduto nuova costruzione, siamo passati a 350.000 nel 2007, hanno raggiunto un picco nel 2010 con 900.000 e oggi siamo tornati a 360.000. Quindi questo è un po' stato l'iter. Io penso che ci sia stato proprio nell'aprile di quest'anno uno dei segnali più importanti. Secondo me quei segnali che ti fanno capire che sei veramente fuori sei in piena ripresa, ed è stato evidenziato un incremento delle vendite del 29% rispetto ad aprile dell'anno scorso. Ma a parte questo dato, c'è stato proprio uno studio di statistica molto importante in Spagna che è andato un po' più a fondo, cioè ha evidenziato come per la prima volta una delle regioni, diciamo, secondarie, cioè l'Andalusia, una regione del sud, uh-huh, abbia registrato le maggiori compravendite rispetto magari al Comunidad a Catalogna o al Comunidad de Madrid. Certo. Quindi diciamo che per la prima volta, diciamo, si è allargati non più alle regioni economicamente più forti, bensì alle regioni, diciamo, secondarie. E quindi secondo me in questo momento stiamo vivendo un ottimo momento nella Spagna. Speriamo che veramente questi dal 2018 in avanti anche noi possiamo iniziare questa crescita. Certo, certo. In Italia. E, prima di farti un'altra domanda, volevo parlarti un attimo di fiscalità, no? Oggi ci sono diverse piazze, diciamo, internazionali dove viene così millantata una fiscalità agevolata che in qualche modo richiama investitori, no? Però abbiamo visto che pian piano questi capisaldi uno alla volta stanno venendo meno, no? Sì. Oggi abbiamo ancora qualche città, tipo, non so, Dubai per esempio, no? Dove ci sono determinati elementi che favoriscono ancora, danno ancora qualche vantaggio. Tu pensi che in prospettiva andranno man mano a ridursi questi? Sì, direi di sì. Cioè, sta cambiando anche tanto questo aspetto. Sì. Io penso che ormai diciamo, i paesi stanno comunicando tra loro, quindi diciamo che chi vuol fare un po' il furbo nel ricercare, diciamo, strade un po' più le alternative, scorciatoie, diciamo, alternative, sì, farà sempre più fatica. Io penso che si possa comunque avere un ottimo guadagno da vari investimenti nei mercati esteri, bisogna sempre cercare di entrare, quello che consiglio sempre al cliente è cercare di entrare al momento giusto e uscire, nel senso che non rimanere troppo affezionato, a lungo, certo, esatto, non sì, affezionarti, non innamorarti della casa. È che è una sfida, perché comunque l'italiano col mattone ha sempre diciamo, un rapporto particolare, per cui poi diciamo che il rischio è quello di dire ma però vedi, cioè, negli anni passati diciamo che il cliente è stato sensibilizzato a questo, sì, perché ha notato come muovendosi rapidamente fra i vari mercati si possa guadagnare notevolmente. Adesso chiaramente, come ti dicevo in apertura, le cose si fanno sempre più difficili, no? Perché il periodo che abbiamo vissuto è stato abbastanza unico, cioè partendo dagli Stati Uniti, cioè la prima crisi, poi chiaramente siamo riusciti ad entrare in altri mercati con delle tempistiche giuste. Certo. Adesso l'analisi, la scelta si fa più difficile. Certamente. Luca, parliamo un po' dell'Italia. Allora, a microfoni spenti mi raccontavi che vedi
l'Italia come così un posto dove ricominciare ad investire, al di là della fiscalità punitiva, al di là di tutta una serie di situazioni, e mi parlavi di tipologie che possono rappresentare un'opportunità e anche del dove andare eventualmente a ricercare, no, immobili da investimento. Certo. Su questo quindi cosa ci racconti? Ma su questo mi rilaccio a quanto detto prima. Noi stiamo vivendo adesso un momento particolare, nel senso finalmente gli stranieri stanno mettendo di nuovo gli occhi sull'Italia. Sull'Italia. Okay. Però dalle richieste che vedo vogliono cadere in piedi, nel senso non rischiano nulla. Pertanto la maggiore tipologia richiesta è il locale commerciale a reddito nel centro città, e per centro città ad oggi intendo Milano e Roma. E ti faccio proprio un esempio pratico: recentemente ci siamo trovati a proporre a un cliente un immobile, secondo me molto interessante, perché parliamo di una delle vie più centrali di Genova, con un immobile storico che comunque parliamo di un prezzo che è quasi il prezzo di costruzione, ma Genova non è presa ancora in considerazione. Sì. Cioè, in questo momento secondo me bisogna andare a rivisitare quello che sono i centri di città, cioè prendere esempio da, per esempio, l'aspetto della Spagna, no? Cioè, come abbiamo visto, i grossi investitori iniziare da Barcellona e Madrid. Sì. Ma oggi, ipoteticamente, da quello studio che ho letto sulla Spagna, Malaga è la città, per esempio, più interessante dal punto di vista dell'investimento. Certo. Quindi nel commerciale arriva fino a un 10,5 e nel residenziale intorno al 6,5. Beh, comunque però siamo un 6,5 per il residenziale è un bel rendimento. È molto buono, sì. È molto buono. Certo. Chiaramente noi, essendo uno step prima antecedente, certo, precedente, bisognerebbe fare come hanno fatto loro. Quindi fate un esempio: si valutano investimenti con una redditività che deve essere intorno al 7%, al 7-8%, e in questo momento a Milano si trovano. Sì, 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 certo. Con ottimi conduttori. Quindi diciamo che la tipologia è questa. Piano piano si allargherà, sì, chiaramente ad altre città nel tempo, ma oggi come oggi chiedono questa tipologia di immobili, molto meno residenziali. Ok, ok. Quindi insomma, in sostanza cosa stai dicendo? Stai dicendo che Stati Uniti va sempre bene, no, New York sì, va sempre bene, ok. E, attenzione, Regno Unito, Spagna siamo quasi in saturazione, occhio teso al mercato locale, perché potrebbe riservarci qualche bella sorpresa da qui ai mesi a venire. Io come Spagna consiglio di iniziare a vedere anche altre zone. Sì. Cioè la Spagna non è satura, la Spagna ha tantissimo lavoro da fare, è solo che spesso l'investitore, seguendo chiaramente le varie notizie dei media, si concentra, certo, su zone che magari, ok, stanno andando, ma ormai sono già all'apice, voglio dire, certo, in questo momento valuterei per esempio altre zone dove per esempio gli inglesi ci sono già arrivati, gli inglesi tedeschi, tipo? Per esempio la zona di Marbella, che è comunque una zona, cioè le zone turistiche di una volta, sì, no? Quelle che hanno sempre avuto molto interesse da parte degli stranieri, che chiaramente hanno vissuto dei momenti molto difficili perché c'era tanta offerta, certo, cioè parlo di tutte le coste spagnole. E i tedeschi, per esempio, che insegnano, perché ricordiamo che i tedeschi in Europa sono quelli che acquistano di più all'estero, l'italiano è al terzo posto, non so, ah, okay, sono 70.000 i tedeschi che comprano. Teniamo ancora il podio? Sì, siamo al terzo posto, okay, con 50.000. Il secondo chi è? Inglese con 55. I tedeschi primo posto. I tedeschi, quindi. Ah, beh, esatto. Okay. Quindi loro per esempio già da un po' si sono mossi, mentre al momento vedo anche per noi che lo promuoviamo come prodotto, diventa ancora difficile riuscire a spostare l'attenzione da alcune zone rispetto ad altre dell'isola. Benissimo. Luca, sei stato enciclopedico. Grazie. Come sempre, quindi ringraziamo Luca Traverso, CEO di Raisol, per domande all'ospite su dove investire, come investire, curiosità. Potete sempre utilizzare la fanpage di Rai TV, che è Real Estate Television, dove lasciare eventuali messaggi, oppure in questo caso c'è un bellissimo sito che è www.
Ray trattino medio sol.com. Ok, dove potete contattare direttamente Luca per tutte le info del caso. Quindi grazie ancora per averci seguito, ci rivediamo alla prossima intervista e quindi un saluto da Luca e Gerardo, a presto. Arrivederci.